Cucù mesami, bentrovate, bentrovati. Oggi 18 novembre, venerdì pomeriggio, quindi video relax, video novità. Ringrazio a proposito, visto che ieri è stato il 17, il mio onomastico. Mi sono arrivati tantissimi messaggi su Instagram. Baci, 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 bacini, bacini, baciati a tutti, grazie che vi siete ricordati di uno dei miei tanti onomastici, perché l'altra Santa Elisabetta è a luglio, ma ieri era Santa Elisabetta d'Ungheria e poi si aggiunge anche Santa Elisabetta R, scherzo. Grazie, veramente era un pretesto ovviamente per ringraziare tutte voi, tutti voi che vi siete ricordati. Ricordati, sembra un po' il corsivo di me. Oggi sono scema, ma perché è venerdì. Vedete qui il gingerbread acquistato, è una matita, ho preso per Filippo al DEM, dove la gentilissima Chiara, che saluto, la referente del DEM di Sarzana, mi ha telefonato per avvisarmi che la Cookie for Santa, ve ne ho già dato anticipazione su Instagram con un reel improvvisato buttato lì shue shue, era in store ed era già andata sold out. L'ultimo rossetto l'ho acquistato io. Su Cosmetics for Less è già disponibile e lì trovate anche i calzini che completano la limited edition. È disponibile anche su Pink Panda, dove ho trovato il set di pennelli ed ho acquistato, che invece non erano su Cosmetics for Less. Ho visto che è disponibile già da notino e poi dovete sempre ricordarvi che sarà disponibile su tutti gli shop online che solitamente rivendono Essence, quindi a rotazione Douglas, Mariano, che è uno degli ultimi e di solito riuscite a trovare i pezzi che vanno a Ruba. Guardate anche Maki Beauty, ce ne sono parecchi. Inizio dal set di pennelli che il corriere mi ha lanciato. Questi corrieri, ahimè, ahimè, fanno dei danni. Guardate che raggio luminoso. La cosa particolare di questi pennelli è che, oltre ad avere setole ultra morbide e vegani, i pennelli profumano come un dolce biscotto appena sfornato. Ogni pennello dispone di una morbida impugnatura di alta qualità e ovviamente c'è anche il suo dischetto per lavare. Ormai nel tempo ne ho collezionati molteplici. I pennelli di Essence sono meravigliosi. Vi girai anni fa il video dedicato ai pennelli di Essence, a tutti i pennelli delle varie collezioni uscite nel tempo. Dovrei forse farne un aggiornato. Direi che è un signor biscottone. Pensavo fosse più piccolo. Vedete che è suddiviso in spicchi, ogni spicchio ha una zigrinatura differente per andare a strofinare bene questi pennelli. Sniffando non sento nessun profumo di biscotto. Tre pennelli viso per Cipria, blush e illuminante e tre applicatori occhi. Confermo la morbidezza e guardate la bellezza. Questi praticamente sono due da sfumatura e uno proprio sottile anche per andare a fare la rima inferiore dell'occhio e poi vabbè, i pennelli classici per quanto riguarda il viso. Comunque vorrei dirvi di queste meraviglie per i vostri bambini, anche per un presente a delle colleghe d'ufficio, amiche della palestra. C'erano sia con la casetta di marzapane, l'albero, la calza, ce n'erano di carinissime. Ovviamente con lo shop online ormai del DEM potrete trovarli sicuramente. Scatolina che contiene i dischetti struccanti e vi dirò che in colore Cookie sono anche molto più belli da mantenere puliti. Si apre così la scatolina e
trovate all'interno tre dischetti di cotone della Essence, bello, con questo gancetto che è molto utile da appendere anche ai termosifoni per fare asciugare, e vi dirò, il color marrone mi piace di più rispetto al bianco, che sì, tanto va in lavatrice, quindi ritorna lindo, ma comunque anche questo colore rende il set più pulito anche a vista d'occhio una volta utilizzato. Come ogni Natale, anche lo scorso Natale Essence era uscita con un lip scrub. Quest'anno ha presentato questo Cookie Lip Scrub che ho già utilizzato e mi piace moltissimo perché è un gommage per le labbra con olio di mandorle dolci e la polvere della scorza della mandorla. E sfoglia in dolcezza, non è nulla di che visto così, però è molto dolce, molto carezzevole sulle labbra e mi piace tantissimo. Altra sciccheria, ve la lascio a lato, è questo kit di orecchini e braccialetto con i mini gingerbread. Sono veramente graziosissimi come regalino di Natale. Faccio vedere quanto è carino. Mi piaceva tantissimo la scatolina in latta perché è mini, è mignon, ricorda tanto il biscottino pan di zenzero, ma non mi piace l'idea di stare lì a pucciare il dito e poi spalmare sulle labbra. Se non erro, c'erano anche degli adesivi per lo smalto per apporre sulle unghie. Non poteva mancare questo illuminante cotto, sì, al profumo di biscotto, illuminante cotto al profumo di biscotti per un incarnato raggiante, ultramorbido, altamente pigmentato con squalene. Adoriamo e proviamo subito. Un po' di spolvero, vedete? Sì, spolvera un pochino, ma andiamo subito e wow! Andiamo subito a indossarlo, sì. E wow, sì. Ora tutte le scintille dorate, bidi bibodi bibù. Che bello, non è per niente volgare come illuminante. La polvere di stelle come trilli, vedete? Che meraviglia! Bellissimo, bello. Potevo lasciarlo lì? Assolutamente no. E poi lui che è di una bellezza. Mentre sono avvolta sempre da queste scintille dell'illuminante, vi devo dire che questa collezione dedicata a Harry Potter di Colourpop è bellissima. Io ho trovato due tinte labbra su Vinted, le ho prese. Questa è quella dedicata ad Hermione che ora vi mostro. Bellissima, confortevole, la stendete, non vi ricordate più di averla. Meravigliosa come colorazione. Inizialmente ero titubante perché pensavo che questo arancio non mi donasse, invece con i marroni, con i verdi color khaki, secondo me è stupenda, ma parliamo di questo rossetto. Tra l'altro io ho appena fatto un ordine sul sito di Huda, oggi 18 novembre sul sito ci sono degli sconti pazzeschi fino all'80%, ho trovato la Mercury che io non ho mai acquistato a 26 euro, voi capite che non potevo assolutamente lasciarla lì. Frugando sul sito, visto che anche Huda ha un lip balm così tutto glitterato, non so se abbia tratto ispirazione Essence da Huda. Io invece ho pensato subito al Ray of Love, al lip balm uscito in casa Kiko, e anche Kiko oggi sta facendo degli sconti pazzeschi, 3 prodotti più 3 in regalo, addirittura le spese gratuite per quanto riguarda la spedizione.
Questo è un po' più scuro, mettendoli un attimo a confronto, cioè differenza. Rimangono brillantinosi, non perdono i glitter nonostante l'utilizzo, comunque la texture è chiara e anche questa di Essence è chiara, è giusto per dare un finish. Non lo voglio sporcare con la tinta labbra di Hermione, che ora vi mostro, vi faccio vedere. Guai a chi mi tocca ColourPop perché fa dei pack strepitosi, sono dei liquid lipstick velvet, questo è il colore che indosso, dedicato a Hermione, che vi devo dire. Sono setosi, matte, mi ricordano alcuni usciti sia in casa NYX, sia in casa Wycon. Ora vi provo Ron, che è un po' più aranciato, ma non è per niente male. Non c'era Harry, ma presto farò un ordine direttamente dal sito americano di ColourPop. Sono bellissime queste tinte labbra, sono veramente bellissime. Pack curatissimi, inutile. Guardate qua. Veramente da collezione, ma sono di qualità, inutile. Io mi trovo benissimo con ColourPop e quindi guai a chi me la tocca. Se mi chiedete la palette che ho utilizzato per il look occhi è la Taupe di ColourPop, una palette che amo non solo per il pack meraviglioso, molto nelle mie corde. Ve ne avevo parlato già nel video dedicato agli acquisti make-up su Vinted. Io questa l'ho acquistata su Vinted. L'unica pecca di questa palette è che non ha uno specchio, ma sono glitter e matte stupendi. Non solo il primo qua, che si chiama Python, che è un bellissimo rosa fumoso, opaco, matte, uniformante, ma è bellissimo perché ha una texture acchiappante che acchiappa anche questi quattro shimmer, queste quattro texture che sono meravigliose. Sto facendo una testa tanta alla Miki per convincerla a prenderla. Faccio questi tre, sono bellissimi. Sono luce pura, ma si stendono che sono una meraviglia. Sì, forse sbriciolano un po', ma in cialda. Sbriciolano in cialda e una volta fissati nell'occhio rimangono lì. Io li do senza primer, manca questo grigio bronzo un po' più grossolano, ma vabbè. Sembra, guardate qua, un verde bronzo rame. Ha di tutto e di più, hanno una luce strepitosa questi ombretti, no? Ma sono fantastici. Questa è una palette che io consiglio a tutte. Guardate qua, infatti anche con il look di oggi, come sono vestita, con questi colori che vanno sul khaki, sul grigio, sono bellissimi. Cioè, sono veramente belli, signorili, raffinati, non sono pacchiani. Fa delle cose strepitose ColourPop a poco prezzo. Oggi sul sito di ColourPop per 2 giorni ci sono le spedizioni gratuite. Ovviamente la dogana la dovete mettere in conto, si aggira sempre sui 20-25 euro. Io non ho mai speso di più, anche con pacchi consistenti, perché quando ordino dall'America approfitto e non faccio l'ordine solo per una palette, ce ne metto due o tre, anche 4, 5, 6, 7 che mi piacciono, però
per ammortizzare il costo comunque della dogana e della spedizione. E lei è una palette che in questo momento su Vinted non si trova tanto perché va comunque a ondate, bisogna sempre monitorare il sito, ma appena la trovate, di solito si aggira intorno ai 10, 12, 15 euro. Una bellissima palette che io amo, cioè ricerco in continuazione. Quindi questo video del venerdì termina qui. Spero di avervi dato spunti interessanti, amanti del make-up. Approfittate, andate, guardate, volate a visionare il sito di Huda Beauty dove l'80% fa sicuramente gola. Approfittate anche di questi bellissimi prodottini di Essence che a noi piacciono sempre tantissimo, almeno che vi devo dire, ma lo vogliamo lasciar lì? Assolutamente no. Io vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti a tutti e noi ci vediamo sicuramente presto. Alla prossima.